Italia ci ha portato a vedere per la prima volta in Italia in volo la ANAFI. Esattamente, ANAFI nella sua versione definitiva, il software è stato rilasciato giusto ieri sera e oggi facciamo la prima prova sul campo in compagnia di Luca Masali. E vediamo, mettiamo alla prova un po' la frusta, il nuovo piccolo di casa Parrot. Piccolo quanto? Buone. Sta effettivamente dentro questa piccola custodia. E lo vediamo, prego, per aprire le zampe. È meravigliosamente leggero, proviamo a aprirgli le zampe, il tappo della fotocamera, e vediamola questa fotocamera. Fotocamera che ha la caratteristica di muoversi anche verso l'alto di 90 gradi, che è una cosa incredibilmente comoda se uno deve usarlo per andare a vedere un sottotetto, una grondaia. Esattamente, o anche in utilizzi più ludici per fare qualche ripresa un pochino originale che non è presente su molti altri qui sotto prodotti. Vediamo una ventolina, la ventola di raffreddamento, esattamente, i sensori di prossimità, dove sono? Sensore ultrasuoni, il sensore, una piccola fotocamera che aiuta la stabilità del drone a bassa quota. E lì che bellissime, trasparenti, veramente sembrano ali di libellula. Ricordiamo che Parrot sostiene di essersi ispirato agli insetti. E in effetti è veramente incredibile come queste eliche siano piccolissime, elegantissime e sembrano proprio ali di farfalla, di mosca, di qualche bestia. Un attimo che facciamo una grande prova. Tienilo lì. Vediamo il peso forma di questo oggetto. Il peso nominale è 320 grammi. Mettiamolo su e vediamo. La bilancia pesa 316 grammi. Se solo avesse qualche grammo di meno e i paraeliche, sarebbe un trecentino fantastico. Abbiamo qualche speranza, Giorgio, di vederlo trecentino? Ma sicuramente c'è un forte interesse, siamo in contatto con alcune aziende specializzate nel settore della trecentizzazione, così come stiamo facendo alcune valutazioni internamente con il nostro centro di ricerche a Parigi e sì, senz'altro l'obiettivo di Parrot è quello di venire incontro agli utilizzatori in Italia che potrebbero trarre grande vantaggio da avere un drone con queste caratteristiche al di sotto dei 300 grammi. E ce l'avrebbe anche Parrot, perché con una camera veramente buona in 4K che può salire e scendere di 90 gradi, direi che sarebbe il trecentino che tutti aspettano e potrebbe veramente impensierire l'attuale leader di mercato che è il DJI Spark. La facciamo un po' di corsa questa volta su DJI, Gio? Cerchiamo, ci stiamo lavorando in questa direzione, cerchiamo di avere una soluzione, uno o più soluzioni per venire incontro a questa richiesta che sappiamo essere molto sentita in Italia. Non è più semplice. Ed ecco la ANAFI in volo. C'è sempre una certa emozione a portare in volo per la prima volta un drone. Uno non sa mai che cosa aspettarsi. La ANAFI però fa di tutto per metterci a nostro agio. A cominciare dal suono, che non è per niente invasivo. Le eliche a forma di ali di insetto in realtà sono estremamente efficienti per tenere bassa la rumorosità. E questo ci piace molto perché crediamo che i droni, per essere accettati, devono essere il più discreti possibile. Facciamo fare un po' di quota alla ANAFI e vediamo una delle poche cose che ci sono piaciute meno: la mancanza di luci. Certo, probabilmente anche perché non ha luci che consumano corrente, che ha un'autonomia così ampia di 24 minuti. Però in effetti quando è lontano diventa un po' difficile capire come è messo. Avendo a disposizione non uno ma ben due ANAFI,
ci divertiamo a riprenderci di sopra e di sotto utilizzando il tilt della camera più 90 meno 90, facendo delle riprese che sono veramente difficili da ottenere con dei droni di questa categoria. E naturalmente ci facciamo anche qualche selfie. Volendo fare un inevitabile confronto con i prodotti DJI, ci sembra di poter dire che la Nafi è come se fosse uno Spark che ha una camera paragonabile, sia pure però di gran lunga migliore, rispetto a quella del Mavic Air. Insomma, un concentrato di tecnologia che mette la praticità e l'estrema semplicità di gestione e di utilizzo dello Spark con la potenza espressiva del Mavic Air, con in più la possibilità di muovere la gimbal a più e meno 90 gradi, che è una cosa estremamente importante per tantissime situazioni. Quello che manca rispetto ai prodotti DJI sono i sensori di collisione. E questo non ha molto significato forse per l'uso professionale, ma potrebbe in qualche modo penalizzare il piccolo drone francese per il mercato degli hobbisti, che si sentono più sicuri ad avere, diciamo, una sicurezza in più durante il loro volo. I modi di volo sono due: uno contrassegnato con una lepre per il volo dinamico e le riprese adrenaliniche, e l'altro invece contrassegnato con la tartaruga, che è più adatto alle riprese più tranquille. In questa ultima modalità va notato che la coda è estremamente lenta, e questo in realtà è un grande vantaggio per quando si fanno video, perché è molto facile accelerare un video, mentre invece è quasi impossibile avere buoni risultati quando lo si deve rallentare.